E come promesso all'inizio della nostra trasmissione, questa mattina vogliamo aprire una finestra importante, direi idealmente una porta sul Giubileo perché il countdown oggi segna meno 100. Domenica 15 settembre mancano 100 giorni all'apertura della Porta Santa. E questa mattina sono particolarmente contento di dare il benvenuto a Monsignor Rino Fisichella, che del Giubileo è l'organizzatore per volere di Papa Francesco. Buongiorno Eccellenza, ben trovato, grazie per essere con noi, ben rivisto su Padre Pio TV. Grazie per l'invito e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Padre Pio. Dunque, Eccellenza, è un giorno importante perché il countdown da domani segnerà non più tre cifre, ma due, e dunque ci avviamo verso questo appuntamento straordinario, importante, che è il Giubileo, l'anno santo ordinario. Prima di fare una riflessione su quelle che sono le tematiche alla base di questo anno santo ordinario dedicato alla speranza, poi lo approfondiremo, ecco, le chiederei come stanno procedendo i preparativi, come si sta preparando Roma ad accogliere i milioni di pellegrini. Beh, il fatto che il conteggio sia sempre più stretto ci fa capire che aumenta un po' di ansia, nel senso che ovviamente molti lavori ancora sono in corso. Io però sono fiducioso perché sono convinto che quei lavori specifici, peculiari, che servono per l'immediato inizio del Giubileo potranno essere pronti. Eccellenza, dunque, la Chiesa si prepara a vivere un altro anno santo dopo quello straordinario dedicato alla misericordia che si è concluso nel 2016. Il Papa ha voluto, come dicevamo, che l'anno santo ordinario del 2025 fosse dedicato alla speranza, dunque speranza e misericordia. Io le chiederei se possiamo per certi versi dire che questo giubileo, il giubileo che stiamo per celebrare, in qualche modo prosegue anche idealmente quello della misericordia che si è chiuso ormai 8 anni fa. Ma guardi, ogni giubileo sembra avere una sua tematica, anche se non sempre è esplicita. Se noi vogliamo fare una brevissima carrellata, nel 1950, nell'anno santo del 50, non c'era un tema specifico, però tutto il giubileo Pio XII lo dedicò alla ricostruzione. Eravamo usciti da due guerre mondiali. Si era in una situazione di guerra fredda e quindi il Papa ha voluto che il Giubileo fosse essenzialmente dedicato a quello. Anche nel 1975 non c'era un tema specifico, però Paolo VI, volle che quel Giubileo fosse dedicato all'unità nella Chiesa, alla riunificazione tra tante situazioni di divisione a seguito anche del Concilio Vaticano II, terminato 10 anni prima. Non dimentichiamo che invece il grande tema Cristo ieri, oggi e sempre è stato il Giubileo del 2000, perché lì storicamente c'erano i 2000 anni della nascita di Gesù Cristo. Papa Francesco, vedendo che questo Giubileo, come tutti i Giubilei, si inserisce pienamente nella storia, e ha pensato giustamente che tra le tante violenze che ci sono, tra le tante situazioni di guerra mondiale a frammenti, come lui la definisce, tra tante delusioni, confusione e incertezze, il tema della speranza possa essere quello che incide maggiormente nel cuore delle persone. Mi lasci dire comunque che il Giubileo parla della misericordia sempre e in ogni caso, perché ciò che è importante nel Giubileo è l'indulgenza, è l'annuncio dell'indulgenza, cioè questo nome un po' strano, poco utilizzato, che però significa misericordia, significa perdono, significa perdono totale, pieno, che ci viene incontro. E ogni 25 anni il Papa lo concede e concede l'indulgenza
perché abbia ad essere un'esperienza particolare per tutti i credenti. E in effetti, Eccellenza, io qui volevo proprio arrivare, perché perdono e indulgenza sono due caratteristiche fondamentali, come giustamente ha sottolineato lei, di ogni anno santo. E allora le chiederei una riflessione a proposito di queste due tematiche che, non so, forse nel 2024 sembrano aver poco da dire. Voi quale percezione avete da questo punto di vista? No, guardi, la grande percezione, il giubileo bisogna dividerlo in due momenti. Il primo è quello della preparazione, ed è quello all'interno del quale ci troviamo, è quello all'interno del quale il Papa ha chiesto, non dimentichiamo, 2 anni di preparazione al giubileo. Il primo anno era dedicato a riscoprire l'insegnamento del Concilio Vaticano II, il secondo anno, questo nel 2024, è l'anno della preghiera. Devo dire che in tante diocesi, in quasi tutte le diocesi, ci sono delle iniziative che ci fanno davvero ben sperare e soprattutto ci fanno molto piacere, perché vuol dire che l'intuizione del Papa è stata recepita. Poi c'è la seconda parte. La seconda parte equivale alla celebrazione del giubileo. E non dimentichiamo che noi ci stiamo preparando perché a Roma arriveranno circa 32 milioni di pellegrini, il che significa un'accoglienza durante tutto il corso dell'anno alquanto significativa, imponente per le strutture e imponente anche per l'organizzazione stessa. Però da questo punto di vista devo dire che siamo fortunati, perché a differenza del giubileo del 2000, noi ormai viviamo all'interno della tecnologia, viviamo con internet. Io sto parlando da Roma, eppure sembra di essere presente nello studio. E questo sarà la stessa cosa. Noi abbiamo una app che consiglio a tutti quanti ci ascoltano di scaricare, perché chi viene a Roma ha bisogno di farsi riconoscere, anche per la sicurezza, per certo, essere accolto nel migliore dei modi. C'è poi un portale che dà tutte le notizie. Quindi da questa prospettiva la celebrazione sarà un rincorrere probabilmente i grandi numeri e i grandi flussi di pellegrini. In effetti stiamo vedendo, grazie alla regia, anche il portale di cui lei, Eccellenza, faceva accenno qualche istante fa. Vorrei andare alla bolla, perché spes non confundit, la speranza non delude, è il titolo più che eloquente, insomma è anche un po' una sintesi di quello che in qualche modo abbiamo detto finora. E in questo documento molto bello, molto interessante, che il Papa propone a tutti gli uomini di buona volontà, come si usa dire in quel gergo così bello della Chiesa, il Papa interpella i fedeli e li invita a testimoniare anche dei segni di speranza, ma un grosso appello, potremmo dire, è rivolto ai leader mondiali, a coloro i quali, come si dice in gergo, prendono le decisioni. Allora, Eccellenza, secondo lei la speranza oggi, l'anno giubilare, per essere ancora più estesi, in che modo interpella, deve interpellare, continuare a pungolare per certi versi i leader del mondo moderno? Guardi, sono molto contento che lei abbia fatto accenno alla parte della bolla dove il Papa accenna ad alcuni segni particolari di speranza che siamo chiamati a offrire. Perché direi così, l'originalità dell'insegnamento di Papa Francesco nella bolla non è soltanto l'annuncio della speranza e il comunicare che la speranza non delude, proprio perché è fondata sull'amore e quindi l'amore di Cristo non ci può essere tolto. Ma il Papa fa un legame particolare. L'annuncio della speranza ha bisogno di essere collegato, reso visibile e tangibile dai segni di speranza. E qui allora nei confronti dei giovani come degli anziani, nei confronti dei profughi come degli immigrati, nei confronti degli ammalati come delle persone anziane, nei confronti della guerra o nell'appello al debito pubblico, al condono del debito pubblico, come ad alcune forme nei confronti dei detenuti, il Papa ha elencato diversi segni.
Poi ce ne possono essere tanti altri che non fanno altro che esprimere appunto l'amore nei confronti di chi ha più bisogno per dare loro dei segni concreti di speranza. Le posso garantire comunque che c'è molta attenzione da parte mondiale. Proprio alcuni giorni fa ho ricevuto qui nel Dicastero la responsabile della Banca Mondiale per quanto riguarda l'attenzione a questo punto della bolla riguardo il debito pubblico. Credo che nei prossimi mesi ci potranno essere anche dei passi concreti per corrispondere all'invito di Papa Francesco. E speriamo che sia così. Ci abbiamo a conclusione, Eccellenza, perché con lei vorrei anche sottolineare un'altra felice ricorrenza, perché nel 2025 saranno esattamente 1700 anni dal Concilio Ecumenico di Nicea. Poi l'anno prossimo festeggeremo insieme la Pasqua, lo stesso giorno. Il calendario ci dà anche questa coincidenza con gli altri fratelli cristiani. Dunque ci sono tanti motivi per sperare, per utilizzare ancora una volta questo verbo così bello. E allora, a proposito del tema dell'unità dei cristiani, secondo lei questo giubileo come può essere un ulteriore motivo, motore direi anche, per portare avanti questo cammino verso l'unità tanto sognata? Innanzitutto non dobbiamo dimenticare che il Concilio di Nicea è stato il primo concilio della storia della Chiesa che vedeva i cristiani, benché in discussione su una tematica fondamentale come quella della natura di Gesù Cristo, era il primo concilio in cui tutti i credenti erano uniti, non c'erano le divisioni di oggi. E quindi quel primo concilio deve richiamarci a ciò che di fatto è la dimensione comune, fondamentale, unitaria che tutti noi possediamo, che prima di essere la data di Pasqua è la nostra fede in Gesù e il nostro battesimo. Non dimentichiamo che per la prima volta nel concilio di Nicea la professione di fede non veniva più fatta come per il battesimo in prima persona singolare, io credo, come ancora si ripete oggi, ma veniva fatta per la prima volta con la prima persona plurale, noi crediamo. Questo è anche un segno concreto nel linguaggio che era stato messo per indicare che c'era una unità profonda. Credo che dovremmo tutti quanti impegnarci perché davanti a questa prospettiva il noi crediamo, il noi speriamo sia ancora una volta una provocazione positiva per indurre tutti a guardare verso l'essenziale e a superare le divisioni storiche che di volta in volta si sono succedute. L'ultima domanda, Eccellenza, è di carattere personale e le chiederei che cos'è per lei la speranza? Ma guardi, come per ogni credente, lei mi fa una domanda molto semplice, molto facile. Lo dice San Paolo, Cristo in noi, nostra speranza. Il vescovo, prima di tutto, è chi è chiamato a dare questo profondo annuncio di speranza. La speranza per noi è la vicinanza, è sentire che il Figlio di Dio ci è vicino, che ci comprende, che ci porta al di fuori delle nostre contraddizioni, che ci dà una vita nuova ed è una vita del suo amore e del suo perdono. E io la ringrazio, Eccellenza, per essere stato con noi in questa domenica significativa. Da domani, come abbiamo detto, il countdown verso l'apertura della Porta Santa e l'inizio del Giubileo non sarà più a quattro cifre o a tre cifre, ma sarà a due. Dunque, si avvicina in maniera forte e davvero in maniera diuturna, potremmo dire quasi, questo anno santo ordinario che tutti speriamo di vivere nella speranza. Grazie, Eccellenza, grazie di cuore. A voi un caro saluto a tutti. Andiamo in pubblicità, restituisco la linea alla regia.